riposo. Il comandante della scuola, dirigente dottor Riccardo Secci, passa in rassegna il reparto di formazione e ne assumerà il comando. Reparto attenti, presentare. Il gonfalone dell'ANPE, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, accede al luogo della cerimonia. Reparto, attenti! Il gonfalone della città metropolitana di Roma Capitale. Marco, attenti! La bandiera della scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo e dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Falcone fa un ingresso nello schieramento. Attenti! Presenta! Onore alla bandiera! Thank you.
l'onorevole Andrea Del Mastro delle Vedove passa in rassegna il reparto di formazione. Bandiera della scuola, banda del Corpo di Polizia Penitenziaria, reparto di formazione del 183° corso, pronti per la rassegna. Saluto le autorità presenti che oggi hanno voluto condividere con noi un momento così importante come il giuramento degli allievi poliziotti del 183° corso. Con affetto e stima saluto anche i genitori e le famiglie che sostengono con garbo la scelta degli allievi e delle allieve a giurare fedeltà alla bandiera, alla legge e al Corpo di Polizia Penitenziaria che qui festeggiamo. Il corso di formazione, che volge a concludersi, conduce giovani uomini e giovani donne a diventare poliziotti valorosi di un corpo che io stessa ho imparato a rispettare e ad amare ad ogni costo, certa del prezioso impegno e dell'ottimo lavoro che la Polizia Penitenziaria offre al rispetto indiscusso della legge, della Costituzione e nella lotta alla criminalità organizzata. Ringrazio per l'accoglienza il direttore della scuola di formazione Maurizio Pennelli e il comandante del reparto Riccardo Secci, al quale mi lega non solo un vincolo di amicizia ma di fratellanza, amico e compagno di un pezzo della mia vita importante al quale devo ciò che sono oggi. Il vostro non sarà un compito facile, su di voi contano i colleghi e le colleghe che nel tempo vi hanno preceduto e che ogni giorno, loro malgrado, affrontano difficoltà operative estreme e spesso violente, ma sempre con coraggio e con la fierezza di indossare una divisa fatta di rispetto, di onore e di legalità, che giammai merita di essere dileggiata, ma amata invece ad ogni costo e con sacrificio. Sarete chiamati a svolgere innumerevoli compiti e molti di questi saranno ardui, tanto da poter far dubitare molti tra voi di avere le capacità più giuste per fare il mestiere del poliziotto. Non è così, siatene certi. L'aver scelto la Polizia Penitenziaria deve essere l'occasione più giusta per rafforzare e rinvigorire la vostra giovinezza, il vostro intuito e la vostra caparbietà d'animo, qualità che rimanendo intatte nel tempo vi consentiranno di essere bravi, coraggiosi ed altruisti nella difesa dei colleghi, nella protezione delle persone più vulnerabili e nell'affermazione del primato che si deve alla legge, che sempre deve rimanere indelebile e di essa deve essere intrisa ogni fibra della vostra divisa. Il Corpo della Polizia Penitenziaria reclama la vostra forza e il vostro vigore, la bellezza della vostra età. Vi accoglie nella certezza di ciò che siete oggi e per sempre, poliziotti e poliziotte pronti a far bene con l'onestà della propria anima e il senso profondo dei valori costituzionali. Le aspirazioni di molti tra voi troveranno un adeguato sfogo nelle specializzazioni della Polizia Penitenziaria, nel gruppo operativo mobile dedicato alla vigilanza del regime 41 bis, nel nucleo investigativo centrale alle dipendenze delle autorità giudiziarie procedenti,
l'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza, demandato alla protezione delle autorità sottoposte a tutela e alla vigilanza delle strutture del Ministero della Giustizia a Roma, ed ancora il Servizio Cinofili, il Laboratorio del DNA o la qualificazione di matricolista, settori che tutti testimoniano la crescita esponenziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, che oggi non può non essere considerata alla stregua delle altre forze di polizia, ma distinguendosi per essere voi uomini e donne che lavorate sempre in prima linea per proteggere le debolezze e le vulnerabilità ad ogni costo. Si riconosce il merito di aver restituito il giusto valore e riconoscimento al Corpo di Polizia Penitenziaria al sottosegretario Andrea Del Mastro Delle Vedove, espressione di un governo che è inarrestabile nell'incremento degli organici, nella traspatellanza dei modelli operativi che attengono alla gestione degli eventi critici e nell'accrescimento delle dotazioni di equipaggiamento che possano salvaguardare la salute dei poliziotti e delle poliziotte, negli interventi di contenimento e di protesta che possono verosimilmente accadere negli istituti penitenziari di maggiore rilevanza. Grazie al sottosegretario Del Mastro, la Polizia Penitenziaria ha finalmente i ruoli apicali che sovrintendono ai compiti istituzionali del personale, dirigenti, primi dirigenti, e oggi anche il dottor Augusto Zaccariello, dirigente superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria, la cui promozione deriva dalle eccellenti doti dimostrate nella gestione penitenziaria di un esponente di spicco della criminalità organizzata e non solo, e prima ancora come comandante del nucleo investigativo centrale in attività info-investigative delegate dalle autorità giudiziarie precedenti che hanno scoperto ed impedito l'estendersi di attività criminali negli istituti. Il lavoro della Polizia Penitenziaria richiede senso di responsabilità e ragionevolezza, soprattutto quando le contingenze vi richiedono risposte e comportamenti che non sempre hanno un fondamento in ciò che avete studiato. Agite onestamente, con autorevolezza e non abbandonando il senso di coesione che vi lega con il collega che vi è accanto. Dovete imparare ad ascoltare i rumori del carcere, i gesti delle persone, gli sguardi e le parole non dette. Il miglior poliziotto penitenziario che lo fa non salva se stesso, non solo salva se stesso, ma impone sicurezza e presenza dello Stato in un luogo di rieducazione spesso ostile, ma che mai può far paura perché il vostro successo è l'appartenenza al Corpo della Polizia Penitenziaria. Vi invito ad essere coesi così come oggi vi abbraccerete dopo il giuramento. Ascoltate i timori, i silenzi, i dubbi di chi vi lavora accanto, per essere pronti a supportarli e ad aiutarli sempre. Lo spirito di corpo si deve avvertire nei vostri occhi, nelle vostre mani, nelle vostre orecchie, da un fremito di passioni di cui mi auguro possiate godere fino all'ultimo giorno del vostro lavoro. Per me ancora è così. Rispettatevi e ritrovate la bellezza dell'appartenenza alla Polizia Penitenziaria. Infine sarò forse di parte, ma avverto il bisogno di salutare le donne poliziotte, ricordando loro quanto sia significativo affrontare il proprio lavoro vivendo pienamente i nostri tumulti e le nostre priorità. Questo è un valore aggiunto che, per quanto mi riguarda, mi ha sempre permesso di ritrovare in voi una complicità che mi ha resa migliore fino a farmi diventare ciò che sono oggi. A voi poliziotti auguro rispetto e pari trattamento, guai a coloro che vi possano offendere o mettere in un angolo. Concludo l'intervento con un caro benvenuto ai primi dirigenti della Polizia Penitenziaria che mi accompagneranno nell'avventura della Direzione Generale della Formazione. Dottor Silvio Gallo, dottor Rosario Boccaldo, dottor Michelangelo Aiello, dottoressa Nada Marrone, dottor Roberto Di Caterino e dottor Paolo Presti e dottor Andrea Tonellotto. Certa che la loro presenza mi consentirà di poter fare bene offrendo il meglio che posso per la Polizia Penitenziaria. Viva il 183° corso, viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia! Il signor Sottosegretario della Giustizia, onorevole Andrea Del Mastro Delle Vedove, prende ora la parola. Per me un privilegio rappresentare per delega del governo il glorioso Corpo di Polizia Penitenziario ed è per me un onore, con un misto di commozione, essere qua con voi oggi nel momento in cui suggellate, coronate il vostro sogno di vestire una divisa, di servire la nazione, di giurare fedeltà alla patria. Un percorso fatto di sacrifici, studi, abnegazione, dedizione,
un percorso che avete condiviso con le vostre famiglie che vi sono state al fianco. Voi sapete quale impegno hanno avuto i vostri genitori, le vostre mamme, i vostri papà, anche oggi qui al fianco vostro. Ma io so che non finisce qui neanche per loro. Io so che dietro ogni uomo e donna della polizia penitenziaria c'è un padre silenziosamente orgoglioso, c'è una madre entusiasta ma trafitta da dubbi, paure in ordine alla vostra delicata missione. Ci sono fratelli e sorelle fieri di voi. Ci saranno mariti e mogli che vi attenderanno a casa, che spiegheranno ai vostri figli la delicatezza della vostra missione, che sapranno incarnare al meglio il valore della famiglia standovi sempre al fianco, senza farvi pesare quando mancherete da casa, senza farvi pesare le piccole quotidiane paure che il marito o la moglie di un uomo o di una donna della polizia penitenziaria fatalmente hanno. Ma oggi entrate nella gloriosa famiglia della polizia penitenziaria. Dovete indossare sempre con fierezza, orgoglio, la medesima fierezza e il medesimo orgoglio che ho scorto nei vostri occhi passandovi in rassegna la divisa gloriosa del corpo di polizia penitenziaria, e forse anche con consapevolezza. La consapevolezza che questo è un corpo essenziale per la tenuta dell'ordinamento democratico, questo è un corpo rispetto al quale vanno i più vivi, fraterni, sinceri ringraziamenti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Governo tutto, per quel che rileva del sottoscritto e di tutti gli italiani per bene, che sanno quanto voi in questi anni abbiate fatto le nozze con i fichi secchi per garantire ordine, legalità e sicurezza all'interno degli istituti, quanto il compito sia stato difficile in relazione alla carenza di organico della forza di polizia penitenziaria, in relazione alla mancanza delle più elementari dotazioni, dei più elementari equipaggiamenti degni di una forza di polizia, della mancanza di regole di ingaggio chiare e certe per contrastare chi, pur privato della libertà, delinquente, ritiene di poter ripristinare gerarchie della criminalità all'interno dell'istituto, a detrimento dell'unica gerarchia che questo governo riconosce, che è quella della legalità incarnata da uomini e donne della polizia penitenziaria. E per chi non avesse le lenti deformanti dell'ideologia, tutto ciò è diventato chiaro nel terribile marzo del 2020, quando una serie di rivolte sommosse all'interno dei nostri istituti, scoppiate nelle medesime ore, con le medesime modalità e con le medesime richieste, eterodirette dalla criminalità organizzata e volte ad inginocchiare lo Stato rispetto al carcere duro e l'ergastolo stativo, che sono il patrimonio più straordinario ereditato da Falcone e Borsellino nel contrasto alla criminalità organizzata. Ebbene, in quel terribile marzo del 2020, solo grazie al fatto che la polizia penitenziaria non ha ceduto, ha retto, è stata schiena dritta, voi avete potuto difendere la tenuta dell'ordinamento democratico. Orbene, sono questi i motivi che inducono il governo a correre per risarcirvi, per restituirvi la dignità che in questi anni pareva smarrita: 7.389 assunzioni ordinarie, 2.000 assunzioni straordinarie per recuperare la carenza di organico. Sono lieto di aver comprato 10.250 scudi antisommossa, 10.250 caschi antisommossa, 20.000 sfollagenti, 20.000 guanti antitaglio operativi. Mai più uomini e donne della polizia penitenziaria che affrontano a mani nude delinquenti con pentolini d'olio bollente o con coltelli rudimentalmente costruiti all'interno degli istituti. Sono fiero di aver istituito il corpo medico di polizia penitenziaria. Mai più figli di un Dio minore che debbono in ginocchio chiedere al questore una mano per tutte le certificazioni mediche. Sono fiero ed orgoglioso di aver introdotto i protocolli operativi che consentano a uomini e donne della polizia penitenziaria di sapere sino a che punto spingersi in una cornice predeterminata di legalità per ripristinare nell'uso
l'uso legittimo della forza per ripristinare ordine, sicurezza e legalità all'interno degli istituti penitenziari. Altrettanto sono fiero di aver istituito il GIO, il gruppo di pronto intervento operativo. Non sarete più soli dentro gli istituti. Ci sarà un gruppo per il quale vi chiedo, in virtù della vostra giovane età, di partecipare all'interpello. Un gruppo che sarà specificatamente adeguatamente equipaggiato e addestrato per intervenire entro un'ora in tutti gli istituti in cui vi siano criticità o sommosse, per stare al fianco degli agenti di polizia penitenziaria e ripristinare, pur usando il minor gradiente possibile di forza, ordine, legalità e sicurezza all'interno degli istituti. E sì, perché la musica è cambiata. La musica è cambiata rispetto agli anni in cui i politici varcavano gli istituti penitenziari, salutavano con deferenza il direttore, salutavano se riconoscevano i gradi il comandante della polizia penitenziaria, e poi tutte le divise diventavano fantasmi, si evaporavano, si smaterializzavano, perché dovevano precipitarsi dalla loro mecca, il detenuto, invariabilmente sempre e comunque o ingiustamente detenuto perché innocente, o ormai uomo redento che poteva dare lezioni di moralità all'universo intero, per poi uscire e riempitisi i polmoni di aria buonista, con atteggiamento serio e grave, pronunciare la fatidica frase: nessuno tocchi Caino. Ebbene, sono fiero di poter dire a voi, ai vostri genitori, alle vostre mamme, ai vostri padri, ai vostri fratelli, alle vostre sorelle, che io entro negli istituti, incontro solo ed esclusivamente uomini e donne della polizia penitenziaria, sto al loro fianco, ne condivido gioie, aspirazioni, dolori, delusioni, illusioni, aspettative, e poi esco dagli istituti e se incontro i giornalisti dico: nessuno più si permetta di toccare Abele, e Abele sono gli uomini e le donne della polizia penitenziaria, perché l'aria è cambiata. E allora stiamo correndo come governo, sto correndo con entusiasmo, sto correndo con amore per le divise, sto correndo sapendo quanto lo Stato italiano, gli italiani debbano ringraziare la polizia penitenziaria, non me ne vogliano le altre divise oggi presenti che ci onorano e ci omaggiano con la loro presenza al nostro giuramento, ma il mio amico Gratteri, che rappresenta per me l'alfa e l'omega della politica criminale, mi dice sempre che con polizia, carabinieri, finanza, fronteggia quotidianamente la criminalità organizzata. Con la polizia penitenziaria, per il tramite della sapiente osservazione inframuraria, della capacità che voi maturerete nel giro di pochi mesi da quando sarete all'interno degli istituti di decriptare e decodificare il linguaggio dei criminali, Gratteri anticipa di settimane, a volte di mesi, le mosse della criminalità organizzata. E scusate se è poco avere un corpo di polizia come quello della polizia penitenziaria, che garantisce in Italia un vantaggio competitivo allo Stato straordinario del contrasto alla criminalità organizzata. È per questo che le forze politiche e gli italiani di buona volontà si inginocchiano e vi omaggiano assieme a me oggi nel momento del vostro giuramento. È per questo che sono orgoglioso di ognuno singolo di voi. È per questo che prometto a voi e alle vostre famiglie regole di ingaggio chiare e certe, con protocolli operativi che vi diranno fino a dove potervi spingere per ripristinare ordine, legalità e sicurezza. È per questo che stiamo implementando gli organici di polizia penitenziaria. È per questo che vi stiamo dando equipaggiamenti e dotazioni per non dover essere più sotto scacco e ricatto di coloro che, pur privati della libertà, credono di ristabilire gerarchie della criminalità contro di voi. E tutto questo che stiamo facendo lo stiamo facendo per il corpo di polizia penitenziaria, ma abbiamo bisogno anche di voi, ragazzi. In questi anni, e ho terminato, i vostri colleghi più anziani, capaci, esperti, hanno vissuto momenti di grande delusione e di abbandono. A volte sono un po' demotivati. Entrerete la prossima settimana negli istituti. Se volete anche voi essere protagonisti del rinnovamento della polizia penitenziaria, abbiamo come governo a chiedervi una sola cosa: contagiate
o meglio, cibatevi della saggezza dei vostri colleghi più anziani, ma contagiateli con l'entusiasmo che ho scorto nei vostri volti, perché gli ingredienti della saggezza dei colleghi più anziani, il vostro entusiasmo e un governo che vi è finalmente al fianco sono gli ingredienti vincenti per rinnovare le glorie e i fasti del corpo di polizia penitenziaria. Evviva il 183° corso, evviva la polizia penitenziaria, evviva l'Italia! Ascolta, oh Signore, la nostra preghiera. Dacci luce e forza perché possiamo riuscire a svolgere bene il nostro difficile compito di tutelare la società nell'aiutare chi ha sbagliato per debolezza a ritrovare il senso morale della vita. La tua parola illumini la nostra vita, il tuo amore sostenga la nostra fatica. Benedici, oh Signore, la nostra cara patria, tutti i nostri reparti, le nostre famiglie e i fratelli che ci sono affidati. Dona la tua pace a tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del proprio dovere. O Vergine Maria, Madre di Dio, ispiraci sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono la detenzione, in modo che siano con noi conciliati e il sentimento fraterno e la necessità del dovere. Prega per noi, San Basilide, nostro patrono, così che la tua testimonianza di fede, passata attraverso il martirio, sia per noi tutti di fulgido esempio, di immancabile sostegno e di vero conforto. Amen. Mira bandiera. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Allievi del 183° corso, lo giurate voi? Thank you.
penitenziaria lascia il luogo della cerimonia. Vorrei che ci raggiungessero, signori, silenzio per cortesia, signori, solo un attimo di silenzio per cortesia. Vorrei invitare qui vicino al palco autorità Assunta Jessica Berardini, Viola Pedana, Valeria Sabatino, Marica Picone, Mariana Palmeri. Era un piacere invitarvi per un saluto e anche per farvi un rispetto grandissimo. Penso che la giustizia mai viene venuta alle spalle, no? Una cosa di giusta. Mai come in questo caso direi che abbiamo avuto questa percezione criticale. Prego, grazie. No. Grazie a tutti.